l'orso non è gradito dalla popolazione trentina. La provincia di questo se ne frega, del problema dell'orso se ne frega. Vuol far sì che, con la volta, la gente si abitui alla convivenza con l'orso in questa situazione. Se continuiamo ad avere questa situazione, siamo costretti, l'avevo definita, a ripiegare su una soluzione nostrana. Che la soluzione nostrana la sapete qual è. Cioè, abbatterli abusivamente, gli orsi. Tra l'altro dirò che io l'altra sera l'ho anche mangiato ed è buono, cioè è saporito, vi ho fatto i complimenti a chi l'ha cucinato, diffondiamo anche questo, Fugatti, adesso parlo in questi termini perché diffondiamo anche che la carne di orso è buona, in un momento di crisi può darsi che il problema venga risolto senza dover ricorrere al Ministero dell'Ambiente, no? Ecco. In asta hanno bloccato in pentola lo spezzatino d'orso, cosa che ha fatto arrabbiare non poco il già senatore leghista Boso, che si è ripromesso di chiedere al leader Bossi di abbandonare la maggioranza. Questa cosa del controllo l'ha proprio indispettita. Molto. Il ministro della salute è quello che si è permesso a mandarci la forestale di Vicenza e i NAS di Vicenza. Che hanno trovato che cosa? Niente, perché è tutto in regola. La parte dell'orso più buona è quando si cucina le braccia. Quella è una cosa meravigliosa, ve lo posso garantire. Buonissimo, buonissimo, lo dico io. L'orso è buono? Sicuramente. Per me è buona. È dolce? No, per me è buona, una carne buona. Sono venuta apposta invece. Mangio il vitello, mangio il manzo, il maiale e assaggio anche quello. Anche l'orso. Ma dai. Il governo contro la festa trentina, ma nella partita Orso batte Lega 1-0, Maurizio Fugatti, parlamentare leghista. La partita l'abbiamo vinta noi perché noi volevamo portare all'attenzione nazionale il fallimento del progetto Life Ursus. Le azioni che può fare provincia, in questo caso più interesse, sono tre. La cattura con rilascio, allo scopo di spostamento e raggio con la raggio, che è quello che avete fatto voi. La cattura con captivazione permanente, che è quello che non avete fatto, che era quello che dovevate fare. E terzo, eventuale abbattimento. Queste tre sono le azioni che voi dovevate fare. Mi dispiacerebbe se fra 20 anni si dovesse dire era stata tentata la ricostruzione di una popolazione più o meno isolata di orsi alpini sulle Alpi e l'operazione è fallita. Perché ora qualunque soluzione creerà dei problemi. Ci siamo trovati tra sostenitori e militanti della sezione Lega Nord Valle dei Laghi e abbiamo deciso di scendere in piazza Unità d'Italia a Cavedine, e manifestare contro due problematiche che stanno interessando in particolar modo in questo periodo la nostra valle, ovvero le aggressioni dell'orso e l'arrivo di ulteriori migranti. Il punto fondamentale secondo me è che c'è una forte tendenza sempre a giustificare qualunque azione da un punto di vista antropocentrico e poi se a questo aggiungiamo una tendenza al regionalismo, una tendenza un po' al rifiuto xenofobo, cioè sono tutti elementi che insieme convergono e ovviamente vanno a colpire quello che è l'anello debole, quello che non può difendersi ovviamente, perché chiaramente lo vediamo nei confronti di tutti i grandi predatori, cioè dai lupi all'orso e ai tantissimi altri animali, che diventano l'anello debole di un insieme di bisogni, di prendersela, di trovare dei capri espiatori per una situazione magari di difficoltà sociale, economica e quant'altro. Insomma, si pensava, a mio avviso, che l'orso potesse essere un'attrazione turistica, oggi
si ritiene che invece possa essere un dissuasore turistico e ovviamente si passa da una posizione a un'altra, ma lo spirito è sempre lo stesso. Anche pensare all'abbattimento di individui susciterà un vespaio a livello del fronte animalista, che non sarà facile da gestire, perché potrebbero venire fatte delle operazioni di sabotaggio del turismo, di tante cose. Con l'abbattimento difficilmente si risolvono i problemi, o si estingue l'oggetto della campagna di abbattimento o è molto difficile riuscire a risolvere il problema, perché, ripeto, è un problema complesso, un problema che non è solo biologico, è anche un problema di human dimensions, no? Di immagine pubblica. È difficile vedere una soluzione. In Trentino un'orsa ha aggredito un uomo. Noi, durante questo piccolo cortometraggio, ci occuperemo di capire che cos'è successo. Un signore anziano, di più o meno 70 anni, va a fare un giro col cane. Improvvisamente viene aggredito da un'orsa. Ed è l'assessore della piccola in consiglio provinciale che ci racconta com'è andata. Avviene questo sabato sera, intorno alle 19, vengo informato che c'è una persona che telefonicamente afferma di essere stata aggredita da un orso. Successivamente ci richiamo al pronto soccorso insieme al dottor Claudio Groff e in testimonianza diretta da parte dell'interessato, raccogliendo altri vestiti anche per prelevare campioni di saliva utili poi all'identificazione genetica dell'animale, comprendiamo, ravvisiamo che ci sia stato un attacco da parte di orso, come avete letto dalle testimonianze, quindi non ripeto perché effettivamente ciò che avete letto sul giornale risponde anche alla testimonianza che in prima istanza la persona che ci ha fornito è tutto assolutamente compatibile. Avete sentito? L'assessore della piccola è stato molto ma molto chiaro. La dinamica si è svolta proprio così. Un'orsa ha attaccato un anziano alle spalle. Però qualcosa non torna. Nei giorni successivi, infatti, il dottor Claudio Groff, uno dei responsabili della comunità degli orsi in Trentino, alla radio rilascia un'intervista particolare perché dà una versione decisamente diversa. Non sarebbe stato l'orso ad attaccare l'uomo, ma sarebbe stato l'uomo che, non appena l'ha visto, l'avrebbe preso a bastonate. Buongiorno a Claudio Groff. Buongiorno. Che cosa avete capito di questo caso di aggressione dell'orso? Si dice sempre che non è frequente che l'orso attacchi. Allora, come mai è successo in questo caso, da quello che avete capito finora? Sì, come sempre abbiamo fatto una verifica immediata parlando con il diretto interessato. Ancora come negli altri casi non abbiamo la versione dell'orso per ovvi motivi. L'uomo riferisce che passeggiando con il proprio cane al guinzaglio ha un orso che gli stava correndo incontro, il quale si è fermato a pochissima distanza dall'uomo, veramente meno di un metro, lui riferisce, rugliando e minacciando con atteggiamento aggressivo barra minaccioso. L'uomo ha reagito, riferisce sempre lui, terrorizzato, dando una bastonata in testa all'orso, il quale lo ha a quel punto aggredito, buttato a terra, preso per una gamba, e lì è stata la prima ferita, trascinato per alcuni metri sul terreno e poi si è riavuta la seconda ferita, un morso più profondo al braccio che l'ha un po' lacerato. Abbiamo parlato al professor Marchesini della versione data da Claudio Groff. Sentiamo cosa ci ha detto. Sì, ha reagito se così è andato, perché ovviamente tutto va verificato. Se così è andato, la reazione non è poi stata neanche eccessivamente violenta, nel senso che noi sappiamo benissimo che la cosa peggiore nei confronti di animali che comunque hanno una reazione di paura, una reazione di fare un finto attacco per cercare di evitare l'impatto, perché poi questo, nel momento in cui si verifica l'impatto, allora a quel punto inizia il conflitto e quindi a quel punto i rischi sono veramente alti. Se diciamo l'orso reagisce in maniera minimale, direi che sta ancora all'interno
di un attacco più apparente che reale, che concreto. Chiediamo quindi cosa ne pensa il professor Lovari. Ma che un orso possa attaccare, qualunque animale può attaccare, compreso un gatto domestico e un cane. Quindi l'attacco di per sé non è niente di impossibile. È improbabile che sia avvenuto senza provocazione. Generalmente un orso attacca, escludendo attacchi per predare, e questo non è una cosa così automatica, perché l'orso impara nei 2-3 anni che rimane con la madre quali sono le aree in cui si può nutrire, in cui può svernare, e anche il tipo di prede. Quindi c'è un processo di apprendimento che conduce poi a un comportamento predatorio da adulto. Quindi se la madre non gli ha mai insegnato ad attaccare esseri umani, è molto improbabile che ci sia un attacco nei confronti degli esseri umani. È importante capire come sono andate le cose, cioè se è stato l'orso che veramente ha attaccato l'uomo, oppure se semplicemente l'orso si è lanciato verso l'uomo in un falso attacco, quindi si è fermato e a quel punto ha preso una bastonata. Non è una differenza da poco, sapete perché? Perché un orso che si lancia in un falso attacco, stando al pacco bace, che sono le regole di gestione degli orsi, al massimo viene preso e gli viene messo un radiocollare. Ma se invece un orso attacca e fa delle ferite a un uomo, in quel caso l'orso può essere preso, catturato e abbattuto. Però se un orso corre verso un uomo e viene preso a bastonate, è più che naturale che l'orso reagisca. Secondo quanto riferito dal responsabile del settore grandi carnivori della provincia, Claudio Groffi, infatti sarebbe stato il pensionato ad aggredire per primo l'animale e non viceversa. L'uomo invece dichiara che è stato l'orso ad aggredirlo e l'avrebbe colpito lui soltanto dopo l'attacco. Una dichiarazione che ha indotto la provincia e il ministero ad aprire una caccia all'orsa. Non solo aggredendo l'orsa col bastone ha compiuto il reato di maltrattamento di animali, così come lo ha compiuto mettendo a rischio la vita del suo cane, scrive l'associazione animalista, ma l'uomo avrebbe anche attaccato per primo, di qui la denuncia. La provincia risponde che le due ordinanze in ogni caso restano in vigore perché non sono legate alla dinamica dell'evento ma alla sicurezza delle persone. Allora vogliono un orso morto, a prescindere, o no? Punto interrogativo. Cosa volete farne? Ditelo. Per me è da catturare, spostare e mettere in un recinto se ha aggredito l'uomo. Se è provato che ha aggredito l'uomo, va messo in un recinto e con i suoi cuccioli e tanti bambini magari possono andare anche a mirarlo con le scuole. Questo attacco è un attacco, sì, certo, che non è stato piacevole da parte della persona anziana, però non è stato un attacco così violento come sono quelli di orsi in altre parti del mondo. Normalmente l'orso attacca anche in Nord America o perché pensa di essere minacciato perché ha una preda, mi sto riferendo al grizzly, che è molto più carnivoro dei nostri orsi europei. Magari ha ucciso la preda, sta mangiando la preda, oppure ha sepolto parte della preda e nei dintorni perché conta di continuare a sfruttare la preda. Accidentalmente un uomo passa nei pressi della preda, la probabilità che un orso attacchi è abbastanza alta. Oppure il caso tipico dell'orsa con i piccoli, che comunque anche se un orso ha i piccoli non attacca supinamente l'essere umano. Di nuovo deve pensare che l'essere umano crei qualche pericolo per i piccoli. Ma vediamo, dove vive KJ2? È un orsa confidente? Vive vicino all'uomo? Vive vicino alle case? Preda animali? Quindi si decide di catturare KJ, di apporre un radiocollare dotato di tre sensori, un GPS, una scheda SIM e un ricevitore VHF,
la si libera, arriva il responso genetico e a questo punto con la certezza del suo responso genetico si decide di procedere alla cattura per cattivarla dando seguito all'ordinanza. Questa fase è ancora attiva, è durata più di un anno perché KJ è un orso che è particolarmente schivo e diffidente. Di solito non si alimenta mai di due notti di seguito sullo stesso sito e in particolare sulle strutture non naturali presenta particolare diffidenza. Ho capito bene? Beh, dalle sue parole si evince che KJ2 è un orso molto schivo. Normalmente questo animale ha il suo range in una zona che dal punto di vista fisico, le pareti della paganella, è assolutamente impraticabile. Vegetazione fittissima, gli esiti paleolitici di una colata di ghiaia che rendono impraticabile il percorso al di fuori dei sentieri e quindi una situazione assolutamente fortuita che stiamo da tempo attendendo. KJ2 è un orso schivo perché abita in posti impervi dove assolutamente non si riesce nemmeno a arrivare con la macchina. Dove voi l'avete cercata, ma la vegetazione è troppo fitta. Beh, ma allora questo è in contrasto con quello che dice il Pacobace, perché nel Pacobace un orso pericoloso è un orso che ha maturato una grande confidenza con l'uomo. Si aggira nei paesi, entra nei cortili per predare le galline. Questi sono orsi pericolosi. Lei invece mi ha addirittura detto che lui ha maturato una particolare diffidenza per le strutture antropiche. Eh beh, ma allora delle due l'una, o è pericoloso e confidente, o è pericoloso nel bosco, da solo, se uno lo incontra per caso? Un orso che difende il cibo, che difende i piccoli, che difende il suo ambito territoriale, che difende se stesso, non è un orso pericoloso, è semplicemente un orso. Dopodiché un orso può assumere delle abitudini differenti, insomma, che si discostano un po' da quello che è il suo etogramma, quindi il suo comportamento elusivo, il suo comportamento selvatico, il suo comportamento quindi non interattivo con l'essere umano, nel momento in cui inizia ad assumere delle abitudini di frequentazione, di interazione, che aumentano le possibilità di impatto tra l'orso e l'essere umano. Se un orso è elusivo è chiaro che le modalità, le possibilità di scontro, incontro sono ovviamente molto poche, molto rare. Se viceversa l'orso inizia a prendere come abitudine quella di frequentare ambiti antropizzati, è chiaro che le possibilità di interazione, quindi anche di conflitto, aumentano. In quel caso potremmo dire che l'orso assume un profilo che potenzialmente pericoloso, non pericoloso. Si è già attaccato due volte. Il dubbio che possa essere un individuo particolarmente prono a attaccare esseri umani non può non venire. Certamente, se la maggior parte del tempo sta in zone, definiamole remote, gli attacchi è vero che sono due, però potrebbero anche essere oggetto di circostanze fortuite. Avete sentito cosa ha detto il professor Lovari? Bene, KJ2 vive in posti impervi, difficilmente raggiungibili dall'uomo, perché se fossero raggiungibili l'avrebbero già catturata. Quindi è possibile che quell'incontro sia stato del tutto fortuito. Può essere stato il caso. Perché? Perché spostandosi si può essere ritrovata nel punto dove è avvenuta l'aggressione, che infatti, lo dice l'assessore Dalla Piccola, è un incrocio tra home range, cioè territori frequentati da orse diverse. Di fatto il monitoraggio genetico con fattore a pelo, raccolta di campioni della zona, assolutamente intenso come è quello, ci dice che effettivamente quella è croceria del home range, si dice di 6 femmine. C'è da dire che questa contraddizione, cioè il fatto che KJ2 sia un'orsa pericolosa ma allo stesso tempo viva in zone impervie lontano dall'uomo, è stata notata anche da un consigliere, Filippo De Gasperi. Nel caso di KJ2 forse è a sua volta illuminante, perché evidenzia la contraddizione
questo rappresentato sul tempo, oppure un orso schivo e diffidente, perché ritengo che questo sia dirimente dal punto di vista della discussione. Poi mi si dice anche che dell'orsa conosciamo vita, morte e miracoli, però sabato non si sa dove fosse l'orsa. Il consigliere Fogatti ha fatto riferimento in maniera predittiva al fatto che si trattasse di KG2, magari ha ragione, la provincia però non lo sa, nonostante venga qui a spiegarci che dell'orsa conosce appunto vita, morte e miracoli. Noi non sappiamo ancora come sono andate effettivamente le cose. L'aggredito ci ha dato una versione, Claudio Groff ce ne ha data un'altra. C'è da dire che il Pacobace, che è il piano di gestione degli orsi problematici o pericolosi, stabilisce che se qualcuno provoca un orso, bene, quell'orso, se reagisce con contatto fisico, deve essere preso, radiocollato e spostato da un'altra parte, oppure chiuso in un recinto per sempre, a vita, oppure abbattuto. Quindi abbiamo chiesto al professor Lovari, ma è giusto ragionare in questi termini con gli orsi? Cioè se uno incontra un orso e lo provoca e l'orso si avventa su di lui, beh è giusto che a pagare sia l'orso? Secondo me se qualcuno provoca un orso ha bisogno di un buon psichiatra. Okay. Io nel Parco Nazionale d'Abruzzo ho incontrato l'orso tantissime volte quando lavoravo sul camoscio, a volte anche a brevissima distanza, a 15 metri. Una volta addirittura a 10 metri di distanza. Ho fatto di tutto per non provocarlo. Cioè l'orso per timore. Allora intanto dobbiamo cominciare a dire che un orso che si interessa a qualcosa si alza sulle zampe posteriori per osservare meglio. Interesse nel mondo naturale significa potenziale minaccia. Noi che ci muoviamo sugli arti posteriori, in un certo senso scateniamo un'immagine nell'orso di un orso che ti sta osservando con attenzione. E questo, già questa è una minaccia. Quindi il nostro, anche se noi non facciamo nulla, comunque inviamo una blanda minaccia a un orso che passa di lì. Se poi addirittura ci muoviamo verso l'orso o gli lanciamo sassi o cerchiamo di percuoterlo con un bastone e quest'orso ci attacca, scusate, ma va abbattuta la persona che si comporta in un modo così sciocco, non l'orso. Eppure in Trentino ci sono persone che se incontrano l'orso, anziché restare calme, ferme, immobili, cosa fanno? Lo prendono a bastonate, come questo signore che vedrete, ma l'orso è fin troppo buono, non reagisce e il protagonista di questa storia ne esce indenne. Sarà un'esperienza che non dimenticherà facilmente quella vissuta da Sisinio Zanella nel bosco non distante da casa sopra Carciato, frazione di Dimaro. Mi è saltato fuori un orso dal bosco, un'orsa, ho visto un piccolo scappare e ha cominciato a aggredirmi. Io arretravo, mi difendevo con un bastone e lei continuava a venirmi addosso, sempre addosso, sempre addosso, la bastonavo, ma finché sono caduto all'indietro e la bastonavo. Ho preso una bastonata sul naso, qui, e penso anche forte, ora arretrata un po' e mi sono alzato, ho cominciato a arretrarmi, lei sempre ringhiava. Avevo una gran paura, veramente. Se guardiamo in rete troviamo numerosi video che documentano l'incontro di un uomo con un orso in Trentino. Purtroppo il comportamento è quasi sempre sbagliato. Abbiamo per esempio un educatore ambientale che, anche in buona fede, rincorre l'orso per farsi una foto accanto a lui e così dimostrare che gli orsi sono buoni. Oppure abbiamo un automobilista che insegue con la macchina l'orso e lo tallona e quest'orso fugge e avrebbe potuto fare un incidente. C'è una famigliola che incontra l'orso e si mette a chiacchierare amabilmente con lui. Sì. Ciao! Ciao! Piccolo! Non scappare, vieni! Vieni! Dove vai, piccolo? Non ti facciamo niente, sai? Abbiamo un ragazzo che nel bosco profondo incontra appunto un'orsa con i cuccioli, estrae il cellulare anziché andarsene e la riprende.
Infine abbiamo questi due signori che scendono dal fuoristrada e rincorrono addirittura un'orsa all'interno del bosco. Bello! Bartar! Eh? Puttana vacca qui. Sono brutto. Chi razza di bagai? Beh, fa fare una foto un sema. Mamma mia, che ci sa tan bravo. Guarda che mi sei con l'altro. Ah, scampa, scampa. Il na. Il na. Andiamo lì. Urcel. Vieni qua. Ma è Burcell. Ma vuole fare una foto un sema? Vedi lì. Ecco, allora, la domanda è questa. I comportamenti sono sbagliati e se l'orso reagisce, le persone poi racconterebbero a tutti quello che hanno fatto? Oppure direbbero che è stato l'orso di punto in bianco che le ha aggredite? Bella domanda, eh? Il giorno in cui è avvenuta l'aggressione si è tenuta una seduta in provincia dove alcuni consiglieri hanno avanzato delle proposte per risolvere il problema degli orsi. Io non sono per uccidere questi animali, ma spostateli, metteteli quelli pericolosi, li mettetevi in un recinto. Va bene che sono venuti dalla Slovenia come quell'omicida di Ferrara che non sono capace di prendere, però prendeteli, metteteli in un recinto, quelli che sono pericolosi, non ammazzateli, per amor di Dio. Così fate pagare anche il biglietto per i turisti che arrivano a vedere questi parchi, dove ci sono animali che hanno aggredito le persone, non è pensabile tenerli in libertà. Questa è la verità. Quindi metteteci anche il cucciolo insieme alla mamma di questo orso, in un recinto, fate pagare il biglietto. Da che mondo a mondo c'era San Romedio, che c'era, era piccolino lì, che c'erano gli orsi, anch'io da bambino con le scuole sono stato portato lì, mettetelo in un recinto bello grande che possono stare bene, non so se è San Plagno o se è un altro posto. Quelli che hanno aggredito le persone. Prendere buona parte degli orsi, soprattutto quelli più cattivi, e chiuderli dentro un recinto. Io non sono neanche per distruggere la popolazione degli orsi, assolutamente no, catturatelo. La parola ai professori. Questo secondo me è da escludere. Insomma. Poi gli orsi maschi sono intolleranti l'uno dell'altro, non solo, gli orsi maschi se trovano dei piccoli di orso se li mangiano. Le cause principali di mortalità dei cuccioli di orso sono orsi maschi, perché la probabilità che sta fatta l'ipotesi che non essendo animali territoriali, la probabilità che un orso maschio incontri i propri figli è estremamente esigua. Quindi non si è creato funzionalmente un'inibizione da parte del maschio adulto all'uccisione dei piccoli di orso. Quindi i piccoli di orso vengono visti un po' dai maschi adulti come animali che interferiscono nei confronti del corteggiamento e dell'accoppiamento con la femmina. Quindi in genere vengono uccisi dai maschi adulti. Questo ha l'ulteriore vantaggio tipico dell'infanticidio che se un maschio adulto riesce a stare nei dintorni di una femmina a cui ha ucciso i piccoli per un periodo di tempo sufficiente, la femmina torna in estro con grande rapidità e quindi il maschio la può fecondare. Quindi ci sono dei motivi che la selezione naturale ha messo in atto per facilitare, per sviluppare questo infanticidio, diciamo, da parte dei maschi di orso. Quindi in un'area cintata ci sarebbero di nuovo tanti problemi. Secondo me è impossibile trovare una soluzione che sia al 100% soddisfacente. Cioè, bisogna rendersi conto che qualsiasi soluzione venga trovata avrà dei lati negativi. Cioè, se volevano fare uno zoo, allora facciamo un'altra cosa. Insomma, alla fine il punto fondamentale è che non si può fare un progetto con degli obiettivi, con delle caratteristiche, prendere dei fondi su determinati ambiti e poi a metà strada cambiare completamente
percorso, cioè l'obiettivo va valutato, ci sarà stata una valutazione sull'obiettivo ed è questo il punto. Molto probabilmente è quello che sono state sbagliate, sono state le strategie, sono stati i modi di realizzazione, non certo gli obiettivi, non si possono perdere di vista gli obiettivi perché quelli erano. Un'altra proposta si fonda per esempio sulla sterilizzazione delle femmine ed è già stata avanzata più volte anche per quello che riguarda i lupi. A parte che, vabbè, diciamo, la vedo molto improbabile un'operazione. Primo, perché bisognerebbe catturare un buon numero di femmine. È impensabile catturare tutte le femmine di un'area, ma anche solo un buon numero di femmine, stiamo parlando di orsi, cioè animali non facili da catturare, che per la cattura è necessario spendere molte ore di tempo uomo, di sforzi, ci sono dei rischi. E se vengono legate le tube, la femmina va in estro, questo è stato visto con gli elefanti, mi pare in Zimbabwe, non mi ricordo, insomma c'è stato un paese africano alcune 15-20 anni fa che tentò la sterilizzazione delle elefantesse per limitare il numero di elefanti e quello che successe fu che legando le tube la femmina comunque ha il suo ciclo normale, quindi va in estro, poiché però non va in gravidanza perché ha le tube legate, continua a essere in estro e periodicamente ritorna in estro. Questo quasi tutti i mammiferi sono poliestrali. L'unico, uno dei pochissimi mammiferi non poliestrali è il capriolo tra gli ungulati e c'è qualche carnivoro come la volpe, per esempio. Cioè la femmina va in estro o viene fecondata e va in gravidanza, bene, altrimenti se ne riparla l'anno dopo. La maggioranza dei mammiferi non è così, continua ad andare in estro. E quindi si crea uno scompiglio generale nella popolazione di maschi e di femmine. Queste povere orse vengono continuamente, devono continuamente subire il corteggiamento, tra virgolette, che non è proprio un corteggiamento in cui viene portato un mazzo di fiori, è un corteggiamento che va anche a sberle e a morsi. Ecco, quindi chiudendogli le tube, il Trentino si trasformerebbe in una sorta di porno zoo, dove praticamente gli orsi maschi rincorrono in continuazione femmine allupate. Non so. Cioè, con gli elefanti è successo così, c'erano questi elefanti maschi, gli ormoni femminili, i feromoni femminili li mandavano a loro volta in stato riproduttivo e che continuavano a disturbare, diciamo così, le femmine. Quindi c'era uno scompiglio generale nella popolazione. Non era un'operazione così semplice, nel caso che si leghino le tube. Se invece vengono asportate le ovaie, operazione tutt'altro che semplice, è un'operazione chirurgica, bisogna essere dei veterinari chirurghi e anche bravi, ma comunque ipotizziamo che si possa fare. E da un punto di vista, come dire, promozionale, parliamo di quello, che effetto fa? Cioè vengono prima reintrodotto o ripopolata all'area con una specie animale, dopodiché vengono catturati degli animali e sterilizzati. Cioè, mi pare che sia un grande successo della conservazione, no? Io trovo tutto questo veramente, veramente assurdo. Cioè, il progetto deve essere un progetto che tenga conto appunto di quelle che sono le finalità, gli obiettivi. Gli obiettivi erano quella di costruire una popolazione, di dare luogo a una popolazione che potesse essere minima vitale all'interno del Trentino e poi naturalmente con diffusione sull'arco alpino, e questo doveva avvenire attraverso dei corridoi ecologici, attraverso delle costruzioni di disponibilità. Insomma, non possiamo pensare adesso ad agire in contrasto con quello che erano gli obiettivi stessi del progetto. Cioè il progetto ha degli obiettivi e semmai vanno guardate come le strategie e le tattiche non sono state adeguate rispetto agli obiettivi che ci si era posti.
Un'altra proposta verte sulla riduzione del numero degli orsi attraverso la selezione umana, e cioè l'abbattimento. Si scelgono quei capi che sono dannosi o pericolosi e questi vengono o chiusi in un recinto oppure abbattuti direttamente. Perché la stragrande maggioranza degli orsi, dottor Masè, ce lo conferma, sono animali proprio così e sono animali schivi che rifuggono l'uomo. Ci sono alcuni esemplari che per storia genetica o magari anche abitudini familiari, per così dire, hanno troppa confidenza con i centri abitati, troppa confidenza con l'uomo e quindi determinano questi tipi di pericoli. Siamo convinti che rispetto a come era stato concepito il progetto, cioè una previsione di allargamento dell'area di popolamento dell'orso, questa previsione non si è verificata, gli orsi restano tutti in una determinata zona. È chiaro che se così è, il problema del numero, lo dice il buon senso, è evidentemente un problema che va affrontato. Perché noi possiamo agire direttamente su un soggetto. Sapete infatti che nei rapporti con il ministro c'è una lettera depositata su un indirizzo forte, la governativa e i suoi confronti per arrivare a permetterci attraverso un accordo con il Ministero a portare in Commissione dei 12 una norma di attuazione che ci permetta di rimuovere i soggetti pericolosi. Se il criterio deve essere quello, si rischia di avere un secondo Yellowstone, dove gli orsi erano praticamente stati fatti scomparire negli anni 50 e 60 perché i dirigenti del parco non credevano ai dati prodotti dai fratelli Craighead, che stavano studiando con la telemetria la popolazione di orsi. I fratelli Craighead sostenevano che nel corso della propria vita quasi tutti gli orsi di Yellowstone, si noti che Yellowstone è grande come l'Umbria, come dimensioni, frequentavano le discariche, periodi diversi della propria vita. La direzione del parco sosteneva che non era così, che c'erano orsi che si nutrivano alle discariche e orsi selvatici. E quindi gli orsi delle discariche venivano regolarmente o uccisi o sedati e trasportati altrove. In questo modo il processo di deorsizzazione di un'area grande come l'Umbria fu talmente efficiente che la popolazione di orsi di Yellowstone era praticamente scomparsa. Ci è voluto più di 30 anni prima di ricostituirla, perché l'orso ha un tasso di riproduzione lentissimo. È forse il mammifero con il tasso terrestre, terricolo, diciamo, europeo con il più basso tasso di riproduzione. Quindi se si pensa che un'orsa nel corso della propria vita, che è di parecchi decenni, riesce a mettere al mondo in media 6-8 piccoli, quindi 6-8 piccoli sui 40-50 anni di esistenza di un'orsa, è veramente un tasso di riproduzione irrisorio. Se noi, perché una volta quell'orsa ha attaccato per difendere i propri piccoli, la eliminiamo, noi eliminiamo una parte importante delle riproduttrici. Quando si apre questo capitolo, poi si apre una sorta di vaso di Pandora, perché quando si apre questo capitolo, tutte le volte che a qualcuno dà fastidio un orso, creerà il casus belli, creerà le condizioni perché possa verificarsi il problema, cioè si apre il giustificazionismo totale e quindi il problema è proprio questo qui, cioè nel momento in cui a qualcuno dà fastidio anche la sola presenza di un orso elusivo in una determinata area, perché magari gli può mettere a repentaglio turismo, li può mettere a repentaglio il discorso del patrimonio, del patrimonio agricolo, quant'altro, creerà le situazioni perché si arrivi a definire quell'orso pericoloso, dannoso da abbattere. E a quel punto qualunque considerazione di ordine etologico sarà assolutamente,
inutile. Come abbiamo ripetuto più volte, in Trentino si possono abbattere gli orsi dannosi. Questo è quello che viene richiesto, la possibilità di abbattere gli orsi dannosi. Quindi quando un orso, per esempio, entra ripetute volte in un frutteto e distrugge gli alberi o mangia le mele, bene, questo orso può essere abbattuto. Quindi noi abbiamo chiesto se un orso vale quanto una cassetta di mele. La cassetta di mele appartiene a un proprietario. L'orso appartiene alla comunità, al popolo italiano. Da un punto di vista del proprietario della cassetta di mele, dice, ma il mio pelo d'orso che posseggo vale meno della mia cassetta di mele. Quindi dal mio punto di vista io protesto se l'orso si mangia queste mele. Lo Stato dovrebbe dire, noi come Stato, visto che ci appartiene questo orso, ha un valore enormemente superiore alla cassetta di mele, ti rifondiamo il danno che l'orso fa mangiando la cassetta di mele. Questo però apre un altro problema dell'onestà delle persone che subiscono danni. In un pascolo sopra Monte Bondone, la guardia zoofila Ornella Dorigatti trova un gregge di animali abbandonati. Alcuni sono già morti e altri stanno per morire. Chi è che ha abbandonato questi animali? Era un pastore che si è ritrovato improvvisamente con il gregge colpito da un'epidemia di qualche misteriosa malattia e ha pensato che abbandonando gli animali in balia dell'orso forse questo sarebbe venuto a mangiarli e quindi sarebbe riuscito a ottenere il risarcimento. Cioè, alcuni anni fa, molti anni fa per la verità, una trentina anni fa, ci fu il caso di un pastore che aveva costruito artificialmente una sorta di tenaglia a denti di lupo, con cui uccideva le pecore malate del proprio gruppo, del proprio gregge, per farsi diffondere il danno, come se fosse stato il lupo. E siamo molto fantasiosi quando ci toccano il portafogli. E quindi a quel punto ci deve essere in contemporanea un gruppo di persone veramente molto preparate e serie che sappiano discriminare tra il danno vero e il danno artificiale. Cioè, se io ho delle mele andate a male e le metto in giro nel frutteto in modo che poi un orso me le mangi, e poi faccio vedere, vedete, tutte queste mele erano sugli alberi, l'orso me l'ha tirate giù e me l'ha mangiate, ma ha creato un danno, chiedo la rifusione del danno. Questa è truffa. Avete sentito, no? Diventa difficile poi verificare se è stato veramente l'orso che ha mangiato le mele, ma poi soprattutto, da quello che si può vedere, diventa anche difficile verificare se gli orsi aggrediscono le persone o vengono invece aggrediti dalle persone. Giusto? Punto interrogativo. Un gruppo di associazioni ha impugnato l'ordinanza davanti al TAR di Trento. Noi stavamo per finire questo documentario e ci mancavano solo i titoli di coda quando improvvisamente... Buona serata dalla redazione e dunque giornata intensa, questa per quanto riguarda ovviamente le vicende legate all'orso AKJ2 che ormai, come tutti quanti saprete, è stata uccisa nella serata di ieri nella zona del Monte Bondone dai forestali in esecuzione dell'ordinanza, così come è stata emessa dal presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, un'ordinanza che ha fatto tanto discutere. Illustrissimo presidente Rossi, io ho sentito il mandato che le è stato conferito dall'Assemblea. Io ero lì. Cosa aspettiamo?
Allora, mettiamo al netto che ci sarà sicuramente qualche milanese che ci verrà a dire che siamo montanari, Presidente, e va bene. Lei faccia il montanaro, applichi le sue potestà e applichi quello che lei può fare. Non serve chiamare Galletti o Renzi per bloccare quell'orso e tutti gli orsi problematici. Lo faccia. Dopo anni che lo chiediamo, ce lo deve dire, perché lei ha la responsabilità. E a spostarli in altri territori, non l'arrestano, stia tranquillo che non viene nessuno a arrestarlo. Non arrivano i carabinieri o la cenere a prenderlo se lei sposta gli orsi in altri territori. Presidente, prenda quell'orsa e la sposti da un'altra parte. Questo le è stato detto. Non deve avere assolutamente paura, perché chi vuole mai che la venga a prendere a casa la polizia, i carabinieri, se lei sposta un'orsa? Certo, quel consigliere ha certamente ragione, perché noi viviamo in un paese dove non sappiamo ancora, a distanza di tanti anni, chi ha ucciso Pierpaolo Pasolini. E quindi cosa vuole mai che gliene importi a questo mondo della fine che fa un'orsa? Solo che lei, l'orsa, non l'ha spostata da un'altra parte, l'ha abbattuta. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo, fatelo girare, tutti devono conoscere la verità, che io non credo di avere in tasca, però ho posto delle domande alle quali le istituzioni devono dare una risposta. Il prossimo video, invece, che girerò, sarà dedicato al numero degli orsi, perché non è assolutamente vero che gli orsi in Trentino sono troppi, e io ve lo dimostrerò.